Pronto? Dottore, sono Marco. Marco, a quest'ora? Dottore, è tornata. Silvia? Sì, è tornata. Marco sta prendendo le medicine. Senta, non ricominci a rompere le palle con la sua psicologia da quattro soldi, d'accordo? È tornata, non sono pazzo, va bene? Ascolti, Marco, ne abbiamo già parlato. L'incidente è stata una fatalità, ma il suo stato emotivo le sta causando... Non capisce un cazzo! Sempre a trovare risposte razionali, lei. È tornata, è qui, ha capito? Senta, si prenda una compressa e si faccia una bella dormita. Eventualmente mi chiami domattina. Ma vaffanculo! Tesoro, hai un minuto da dedicarmi? Vattene. Tu non esisti, vattene. Che palle. Non esisti, sei morta nell'incidente, non esisti. Ecco. Bravo, proprio dell'incidente dobbiamo parlare. Anche se abbiamo affrontato il discorso centinaia di volte e tu ancora non mi ascolti. Smettila, sono tutte cazzate, smettila. Sono cazzate per te che sei seduto sul divano di casa nostra. E ripeto, nostra. Per una benedetta volta possiamo affrontare il discorso della clausola? La clausola, tutte cazzate. Te la devo rileggere per l'ennesima volta? La clausola, tutte cazzate. Va bene, te la rileggo. Chiunque fosse privato della propria esistenza corporea per cause di natura dolosa o colposa ha diritto, non prima dei 6 mesi dalla morte, a richiedere al responsabile di riavere la sua esistenza terrena in cambio della morte dello stesso. La morte del responsabile? Eh sì, amore. La macchina la guidavi tu. Eri tu che eri ubriaco. Eri tu che guidavi a cazzo su quella strada. Direi che l'aspetto colposo ci sia tutto, non credi? Non guidavo a cazzo e non ero così ubriaco, è stato un incidente. È stato un incidente. Amore, innanzitutto non alzare la voce con me. E poi io sono morta. E tu la sera stai seduto sul divano a bere birra e guardare film. Ti pare giusto? E chi l'avrebbe fatta ste regole? Che ne so, amore. Tu sei credente? Allora è stato Dio. C'è una tale confusione dall'altra parte, ma comunque le regole esistono e vanno rispettate. Cristo, tu non esisti, sei morta 8 mesi fa. Sei ancora così bella. Palle con sta storia che non esisto. Io parlo e tu non mi ascolti. Fissato col fatto che sei pazzo. In realtà non sei pazzo. E che non ti va di assumerti le tue responsabilità. Mi vedi ancora bella, vero? Certo. Se mi fossi mostrata per come sono realmente, quando mi avresti ascoltata? Ti ricordi quando facemmo l'incidente come mi ero ridotta? Anzi, come tu mi hai ridotta? Bene. Aggiungici altri 8 mesi di decomposizione e fatti un'idea. Cristo. Sei veramente irritante. Tutte quelle belle parole. Silvia ti amo. Silvia darei la vita per te. A chiacchiere è tutto più facile, eh? Io ti amavo veramente. Senti Marco, passiamo ai fatti. Ti ricordi 4 anni fa, quando hai avuto quell'infarto e io ti ho portato di corsa in ospedale? Sì, ma che c'entra? Pensi sia azzardato dire che se non fosse stato per me crepavi sul pavimento come un coglione? Che cazzo c'entra? C'entra che se tu sei vivo è grazie a me, se io sono morta è per colpa tua. Ti pare equo? Ma tu sei pazza. Io sono pazza. Adesso mi dai della pazza. Lo sai che mi fa incazzare quando mi dici così? Mi manda fuori di testa. Io rivoglio la mia esistenza, è un mio diritto. Quindi fammi il sacrosanto piacere di levarti di torno e di darmi la mia cazzo di vita. Trova il modo, ma fallo presto, te ne sarei grata. Ma fai sul serio? Ma vuoi che mi ammazzi? E bravo, bravo amore. Vedi che quando vuoi... Ma che cazzo... Senti Marco, svegliati, me lo devi. Poi lo sai che divento stronza. Silvia, ma io non posso, non posso, non ce la faccio. Sì, hai ragione, sono un vigliacco. Ma io non butto la mia vita. Ma giuro che io ti ho amata tanto, tanto. Mi amavi perché ero bella? Sì. Perché ero bella?
giornata di lunedì che vedrà delle correnti più fredde raggiungere la nostra penisola con annullamenti di passaggi, vi segnalo anche qualche fenomeno. I venti, attenzione, sostenuti di tramontana e di maestrale su tutto il bacino del Mediterraneo. Andiamo a vedere la prossima grafica perché ci conferma una giornata che sarà nel complesso inizialmente buona al mattino, poi arriva questo fronte freddo e difatti durante il pomeriggio formazione tesoro. Hai un minuto da dedicarmi?